Ancora un rinvio per l'udienza preliminare del processo Rigopiano dopo quello dello scorso 25 giugno, quando ci fu l'alta adesione degli avvocati allo sciopero nazionale. Il gruppo Sarandrea, dopo aver accolto nuove produzioni da parte della difesa e dell'accusa, ha optato per una calendarizzazione più breve. Si tornerà in aula venerdì 30 luglio alle ore 9:30. Ma sicuramente oggi torniamo a casa un pochino più tranquilli e più soddisfatti, perché rinviare di una settimana è umanamente sopportabile. Rinviare di un mese e mezzo per noi è uno stillicidio. Intanto gli avvocati del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, hanno chiesto la possibilità che il giudice nomini un perito per dare il via al processo vero e proprio. Sì, esattamente. La parola d'ordine è ora che il processo di Rigopiano cominci e non può che cominciare dal tema più importante, la prova principe, una perizia di carattere scientifico che, siccome oggi abbiamo visto, no, che c'è stato deposito di supplementi di consulenza, tutta una serie di prove scientifiche che hanno instaurato una sorta di guerra tra consulenze. Questa guerra si dovrà prima o poi decidere in qualche maniera con cosa, con un esperto nominato dal giudice, che è il perito. Quindi noi abbiamo chiesto oggi di fare un incidente probatorio, così da acquisire subito una perizia che avrà valore in abbreviato, in dibattimento e a cui potranno partecipare pubblicamente tutti, tutte le parti del processo. Sì, da come insomma si è svolta oggi l'udienza, sembrerebbe che stiamo prendendola la strada per avviarci alla conclusione, quindi con i riti abbreviati e quant'altro. Però ecco, l'importante è che le udienze vengano celebrate in modo ravvicinato. Prima del rinvio, sempre il GUP Gianluca Sarandrea ha dato l'ok per il sequestro preventivo dello stipendio dell'ex funzionario della provincia d'Incecco. Sì, abbiamo ottenuto finalmente la pronuncia sulla richiesta di sequestro dello stipendio di Incecco e quindi un passaggio avanti. Poi devo andare a dire che anche questo rinvio breve è stato finalmente un'adesione a quella che era stata la mia stanza espressa. Adesso che cosa vi aspettate già da venerdì? Che a venerdì sostanzialmente succederà molto poco, eh. Sarà un'udienza di smistamento, quantomeno è stato un segnale di buona volontà da parte del magistrato.